Radio 1 e le Teche Rai presentano Con parole mie. Vabbè, 14, 7 minuti primi, 30 secondi. Luca Bernardini in regia, Gottardo Montano al colore dei suoni, Mimmi Micocci in redazione assieme a Gigi Fazzi e a Cecilia Mosetti, Patrizia Cavalieri per i testi, e ci fermiamo per qualche secondo. MSC Crociere invita all'ascolto di Con parole mie. Tante email che arrivano, non vogliamo dare menzione più di quel tanto, anzi c'è un'email che ci critica garbatamente sul fatto che ieri non abbiamo parlato delle fosse ardeatine. E io ne prendo atto, e magari giustamente non posso pretendere che l'ascoltatore di Con parole mie, benché i fan club crescono e c'è anche una voglia di primato, cioè siamo primi noi, primi gli altri, eccetera eccetera, questo mi fa piacere. Non posso pretendere che tutti sentano tutto e sempre. Sulle fosse ardeatine e delle fosse ardeatine ho parlato spessissimo e con una partecipazione notevole. Tra parentesi, io ieri ero alla cerimonia ufficiale alle fosse ardeatine e ieri c'è stato questo annuncio che grazie alle ricerche sul DNA sono stati identificati due altri martiri ardeatini, quindi si scende da 12 sconosciuti a 10 sconosciuti, due sono stati identificati, quindi i familiari hanno due tombe sulle quali portare dei fiori. E devo dire che questa cerimonia alla quale ho partecipato è stata particolarmente commovente. La lettura delle 335 vittime scandite una per una, e dietro ognuna delle quali c'è un morto assassinato, è agghiacciante. Così come è agghiacciante, lo consiglio, lo suggerisco, fate una passeggiata sull'Ardeatina, andate al santuario ardeatino, identificate, toccate con mano quello fin dove arriva la follia dell'uomo, no? Stiamo parlando dell'altro ieri, 67 anni fa, e non è che stiamo parlando di una cosa, cioè ci sono, i figli sono vivi, c'è la Stame, Rosetta Stame, che è la figlia del tenore Stame, martire ardeatino, è viva. È lei che ha fatto la prolusione, lei che ha aperto la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica, il Sindaco di Roma, di tutte le Polverini, di Alemanno, quindi di tutte le autorità. E noi stavamo lì. Vabbè, comunque, insomma, adesso quindi non ne ho parlato semplicemente per il fatto che ne parlo spessissimo, ci torniamo spesso ed è un tema che oltretutto mi ha sempre preso, perché conosco sufficientemente bene quella zona, anche dal punto di vista storico. Venne scelta la zona ardeatina perché è sottopassata interamente da cave di pozzolana, e queste cave di pozzolana erano perché lì ci sono le catacombe di Domitilla, le catacombe di Callisto, quindi è una zona sottopassata da catacombe, quindi Kappler, quale miglior zona che non quella per poter fare questo scempio, no? Saltare per aria. Poi ricorderete, gli ascoltatori magari più fedeli lo ricorderanno, quell'annuncio agghiacciante del giorno dopo, che dava annuncio dell'attentato di Via Rasella, e dava annuncio della rappresaglia che i nazisti avrebbero messo in essere, e dopo tre giorni o due o tre giorni, adesso non ricordo, la sentenza è stata eseguita, cioè questa era la notizia, 10 righe in cronaca, quindi insomma. Vabbè, no, mi sto muovendo sulla sedia, per questo si sente questo rumore intorno. Vabbè, non volevo dire, adesso non volevo aprire così, anche se oggi la puntata è una puntata decisamente in tono minore, perché si parla di una grande artista non proprio fortunata. Entriamo con questa grande artista, entriamo con la voce, vediamo un po'. Erano 7 anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ho avuto dei momenti di grande depressione, e in quel momento ho sentito proprio fisicamente questo abbraccio totale di tutto il pubblico, ho sentito proprio sulla pelle, ed è stato un attimo indimenticabile. Lei è Mia Martini.
E parlava così all'indomani del 1989 che la vede rientrare al Festival di Sanremo, auspice ad Adriano Aragozzini con un successo che poi la consacrò ulteriormente, Almeno tu nell'universo. E noi oggi parleremo del 12 maggio 1995, giorno, prendiamo a pretesto questo, giorno della morte di Mimì Bertè, di Domenica Martini, Mia Martini. Sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no, le mani tue strumenti su di me. Che dirigi da maestro esperto, quale sei? E vieni a casa mia quando vuoi. Io vi confesso una partecipazione personale per aver conosciuto lei, la sorella, il papà, Radames si chiama il papà. Grande studioso di latino e greco, preside, sali qui, per favore, dai. E per aver partecipato direttamente e indirettamente all'intitolazione di una zona di Roma, della zona del municipio di Roma, del municipio di Ostia, vicino a Cilia, intitolammo una piazza a Mia Martini. E fu una cosa, secondo me, fin troppo giusta e fin troppo toccante. Mia Martini, parleremo di lei, però prima di parlare di lei, lei avete sentito nell'89 rientra e sente l'abbraccio del pubblico, sente il calore del pubblico sulla pelle, ne riparla ancora nel 1994, sentiamo la voce di Mia, sentiamo. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Felice, disperata, Mia Martini, all'insaputa di tutti, aveva cercato rifugio nella droga e per lei, come per tanti altri, un'overdose è stata fatale. Cocaina, rivelano le analisi. Da Milano, Paola Maria Anelli. Una sessantina di pagine, tanto hanno scritto i medici legali per dire una cosa sola, e cioè che a causare la morte di Mia Martini sarebbe stata un'overdose di cocaina. Da almeno 6 mesi Mia Martini faceva uso di questa droga, una droga pesante ma che molto raramente porta alla morte. Nel caso di Mia Martini potrebbe però aver provocato quell'insufficienza cardiorespiratoria acuta che ce l'ha portata via. Era la notizia della morte di Mia Martini, maggio 1995, Paola Maria Anelli, sì, perché lei alla fine della, cioè quando muore, il 12 maggio, si era trasferita vicino a Varese, villetta di via Liguria 2, Cardano al Campo, in provincia di Varese, per poter stare vicino al padre Giuseppe Radames Bertè. E che aveva finito la carriera proprio lì, come preside in quella zona. Una vita che al seguito della famiglia, la mamma era maestra elementare, viene scoperta, si scopre di Mia Martini, si scopre della morte di Mia Martini, questo 12 maggio 1995, Antonio Palladi. Chi era? Antonio Palladi era il suo road manager, il suo appunto dirigente, e dovevano partire per una tournée. E, insomma, c'è tante cose da dire. La trovano dopo 2 giorni, stesa sul letto, con le cuffie del Walkman alle orecchie, una mano a penzoloni verso il telefono, apparentemente un viso non contratto, quindi quasi serena. Ecco, questo è Palladi che racconta alla stampa come ha scoperto Domenica Bertè, Mia Martini, la morte di Mia Martini, mentre tutti i suoi successi, ovviamente, dai. Stava sul letto, con la cuffia del Walkman sulla testa. Era in tuta, senza scarpe, ascoltava la musica, aveva il volto sereno
dolore, poi sempre c'è. Non parlate di suicidio o di droga, per carità. Quella roba lei non la usava, era felice. Dovevamo partire oggi per un concerto vicino a Salerno. Sono il suo road manager, ero passata a prenderla. Paura, ho il senso della voglia di te. Se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Cercherò qualcuno per ritornare in me. Qualcuno che sorrida un po' sicuro. Dunque, questa non finisce mica il cielo. Parliamo un po' di questa artista. Vorrei partire dalla fine del cielo. Non finisce mica il cielo. Per lei era finita, la storia era finita prima, allontanata dalle scene per questa ignoranza profonda. Questa sottocultura del mondo dello spettacolo che purtroppo è imperversa, la sottocultura del mondo dello spettacolo che vive di scaramanzie, vive di follie scaramantiche legate al fatto che non so, che questa cosa porta bene, che il viola porta male, che il coraggio uno se lo dà soprattutto assumendo questi riti scaramanti. Se casca il copione per terra noi dobbiamo batterlo 3 volte perché altrimenti... Ecco, recentemente abbiamo fatto delle serate, non è caduto copione per terra, meno male, sono soltanto 6.000 persone per strada, insomma, io non lo so, cioè questo è la sottocultura, perché purtroppo l'ambiente dello spettacolo è percorso in lungo e in largo da tante persone, tanti personaggi potrei dire, che sono molto approssimativi, che nell'illusione di poter fare una carriera a basso costo, con molti guadagni e senza sforzi, pensano che si possa improvvisare tutto, e purtroppo qualcuno gli riconosce anche la credibilità, per cui si diffonde a un certo momento della vita di Mia Martini, si diffonde il fatto che lei portasse male, portasse iella, ecco, con tutta una serie di battute terrificanti, per cui materialmente la imploravano, andavano i discografici a imploravano, non partecipare a questa serata perché altrimenti metà dei concorrenti non vengono, metà dei tuoi colleghi non vengono, e questo naturalmente la portò inevitabilmente a essere ostracizzata, a campare di espedienti, a fare in modo di dover scomparire, ritirarsi dalle scene. Per 7 anni stette fuori perché non poteva materialmente entrare. E la cosa bella, tra virgolette, la cosa ridicola del mondo dello spettacolo, che a parole tutti quanti erano solidali con lei, poi però quando bisognava ospitarla si facevano gli scongiuri. Io ricordo fior, e non farò mai nomi, fior di protagonisti, ma insomma basta fare un minimo di conti, sapere con chi ho avuto a che fare nel corso della mia vita e si potrà capire di chi parlo o chi faccio riferimento, no? Che sì, e poi giravano le spalle e facevano gli scongiuri. E questa è una follia, e questo ritengo che sia veramente una follia totale che non merita veramente nemmeno la considerazione, solo il fatto che di aver mandato in depressione una persona, quindi una donna, una cantante, una grandissima artista, una voce ineguagliabile, una carriera lunghissima, con tanti personaggi che hanno affiancato la sua vita, sensibile, assolutamente sensibile fino alla fine. Continuiamo a parlarne così, dai. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no. Una famiglia del sud, perché nasce a Bagnara Calabra, vabbè, Leda la prima, poi Loredana, poi Olivia, che è la più giovane, se non ricordo male. Il papà si chiama Giuseppe Radames Bertè, e la mamma, maestra elementare, che morì nel 2003, se non ricordo male, Maria Salvina Dato. Tra parentesi, una lunga infanzia a Porto Recanati, nelle Marche, nemmeno a farla apposta, quindi ha girato un po' per il mondo. Noi sentiamo proprio la testimonianza della sorella, che ho anche conosciuto proprio in occasione di quando si è dedicato a Mia Martini un'area di Roma, e Olivia, che ricorda quando si sono sentite l'ultima volta, perché il papà, tra parentesi, la sera prima che morisse l'aveva vista, dice, era soltanto un po' stanca, cioè Giuseppe Radames, nessuno si sarebbe mai aspettato qualcosa del genere. Questa è Olivia che ricorda l'ultima volta che aveva sentito la sorella, sentiamo.
L'ultima volta che ci siamo sentite mi ha detto: come stai? Tutto bene? Il bambino cresce. E poi mi ha detto: dice lui, io sono molto stanca perché ho lavorato tanto, non vedo l'ora di arrivare a casa per riposarmi un po'. E poi mi ha detto: non ti preoccupare se non ci sentiamo per qualche giorno, perché sto in cuffia che devo preparare il pezzo per il Festival di Napoli. E questa è stata l'ultima telefonata. Il negare è una passione, no, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccolo. Appunto, è l'ultima volta, è in cuffia l'hanno trovata sul letto con un Walkman che stava ascoltando dei pezzi, evidentemente. E, dicevo, tra parentesi, uno dei primissimi successi di Mia perché Mia Farrow, no? Martini perché doveva rappresentare un po' l'italianità, e appunto l'italianità molto spesso è rappresentata forse superficialmente dagli spaghetti, dalla pizza e da Martini, no party. E questo lo si deve quando incontrò Alberigo Crocetta, che era il fondatore del Piper, e la rilanciò dopo una infanzia, un'adolescenza musicale nella quale aveva avuto dei successi, ma dei successi sufficienti, non successi travolgenti. Tra parentesi, la carriera di Mia Martini proprio in quegli anni 70 si incrocia con quella di Renato Zero, si incrocia con quella di Claudio Baglioni, che per lei scriverà due successi, credo, se non ricordo male, lo stesso Gesù Caro Fratello era stato scritto per l'esecuzione di Mia Martini. E dopo l'incontro con Crocetta, Mia dà vara questo album che forse è quello che la rappresenta meglio ed è quello con cui ha avuto grande successo subito, che era Oltre la collina, e la consacrazione arriverà nel 72 con Piccolo uomo, sempre Bruno Lauzi, queste figure importanti, Bruno Lauzi, Ivano Fossati, Crocetta, Claudio Baglioni, e poi non dimenticare Franco Califano, Minuetto, e questa qua è di Franco Califano. È un rapporto complesso con il padre, perché il padre è Giuseppe Radames Bertè, preside, professore latino e greco, autorevole, forse anche autoritario. Io ricordo quando cantava Padre davvero, che era proprio una forma di contestazione nei confronti del rapporto con il padre. Il padre che poi però alla fine, nemmeno a farla apposta, vedete come poi la vita rimette a posto tutto, Mia Martini si riavvicinerà al padre, praticamente morirà vicino al padre dopo che per una vita era stata separata, lontana dal padre. Il padre Giuseppe Radames, la sera di mercoledì 17 maggio 1995, al Corriere della Sera dichiara questo. Domenica mattina, poco dopo mezzogiorno, mi è stato detto per telefono. Io stavo mangiando, era una bella giornata, il pomeriggio dovevo andare a Milano, al Teatro della Scala. Mi ero organizzato con alcuni vecchietti di Gallarate. Dovevamo vedere La Dannazione di Faust. Strane le coincidenze della vita. Da quel momento è cominciata la mia dannazione. Mia Martini con Enzo Granagnello, con Roberto Murolo, ecco altri grandi artisti che hanno affiancato, e con questo con me viene fuori, emerge tutta la meridionalità, tutto il sangue del sud, no? E quando Mia entrava sulle voci di Murolo e di Granagnello, si sentiva materialmente l'ingresso. Infatti prima l'abbiamo fatto proprio ascoltare quando arrivava, no? E cambiando di tonalità dava veramente un altro, ecco, in questo momento, se non sbaglio, no? Vediamo un po'.
atto c'è sta che parole più belle e te piglia per te imparare. Sì, ha un nome questa modulazione, dice giustamente Bernardini, non ce lo ricordiamo né io né lui, ma è una modulazione che appunto fa sì che c'è qui c'è l'applauso, qui c'è l'applauso, da casa so che state battendo le mani, fermiamoci qualche secondo. Con MSC Crociere questa estate scopri mari incontaminati e paesaggi fuori dai luoghi comuni. Parti in vacanza con MSC Crociere e gusterai la migliore cucina italiana e internazionale, visiterai città ogni giorno diverse e centri storici pieni di vita. Vieni a goderti il relax, il divertimento e l'animazione con la tua famiglia, con gli amici o in due. Regalati 1000 vacanze in una, regalati una vacanza speciale in ogni dettaglio, regalati una crociera MSC. Una crociera MSC, la riconosci dai dettagli. Quote a partire da 380 euro, iscrizione e assicurazione escluse. Beh, con Murolo e Graniello che vanno in terza, che è incredibile. Una donna innamorata, una storia d'amore forte, importante, con Ivano Fossati, geloso di lei come donna, geloso di lei come interprete, al punto che le aveva anche chiesto di lasciare la professione di cantante. Era gelosissimo di una tournée che lei avrebbe dovuto fare con Pino Daniele. Al punto che lei entrò a un certo punto in sala di incisione, in sala discografica, e perse l'uso della voce, le si manifestò una malattia alle corde vocali per la quale fu operata e dovette stare fuori un anno dalle scene, indirettamente causata da questo stress, da questo rapporto complessissimo con Ivano Fossati, nel quale vorrei entrare sì, ma soltanto in punta di piedi. Un amore forte. Mia Martini, che qui ci parla dell'amore. Con questo lavoro ti trovi a conoscere tanta gente, ma sono tutte conoscenze superficiali che non hai mai il tempo di approfondire, perché oggi sei in un posto, domani sei in un altro. E anche l'amore, che in fondo è il mio dramma, è la stessa cosa. Cioè, ti ritrovi a un certo punto a dover per forza fare una scelta, e allora c'è un fondo di egoismo in tutto questo. Decido che la cosa più ovvia in fondo è rinunciare all'amore, per cui non rinuncio al mio lavoro e a tutte le altre cose, però dopo un po' mi accorgo che quello che pensavo che era la cosa più normale in fondo è la cosa più sbagliata. Sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Questo rapporto complesso, forte, con tanti artisti, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo detto Califano, abbiamo detto Bruno Lauzi, Baldan Bembo, Crocetta, abbiamo detto Ivano Fossati, abbiamo detto Chico Buarque, Enzo Granagnello, Mila Bionda, Mango, Amedeo Minghi, Mariella Nava, Stefano Rosso, Enrico Ruggeri, Venditti, la stessa Mia scrive canzoni per se stessa, Riccardo Cocciante, Mimmo Cavallo, Lucio Battisti che la volle a Teatro 10, lo ricordo, la volle che non era così conosciuta, però era stato rimasto folgorato da questa sua voce e da questa sua interpretazione particolare che aveva. Lucio Battisti, sono andando veramente a braccio su tutto questo, proprio ripescando un po' in tutti quelli che sono ricordi personali. E non finisce mica il cielo, che abbiamo sentito prima, era proprio di Ivano Fossati. E qui c'è Claudio. Qui c'è Claudio Baglioni che, con un coraggio degno di Claudio per l'appunto, grande persona, grande amico, parla di queste dicerie che accompagnavano la vita, anche la morte, di Mia Martini. E sentirmi piccola così tutte le volte.
Il gruppo che l'accompagnava, di tre musicisti, ebbe dopo una serata, tornando a Roma, questo concerto mi sembra che fosse in Campania, ebbe un incidente di automobile drammatico. E da quel momento in poi si cominciò a dire che Mimì portava sfortuna e veniva appellata con nomignoli indecorosi, insomma, sicuramente vergognosi. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare, amore, sono sempre tu. Poi questa canzone, quando Califano scrisse questa canzone, no, che racconta, un minuetto che racconta di una donna che vorrebbe ribellarsi a un uomo che la possiede prima che fisicamente, la possiede intellettualmente, per cui lei fa tutto quello che lui chiede. Paradossalmente sembrava cucita addosso a Mimì Bertè, che era Mimì Bertè era il nome con la quale lei ha avuto il primo successo, ecco perché la chiamo Mimì Bertè, poi Mia Martini, Domenica Bertè, che invece che era apparentemente forte, apparentemente dura, apparentemente aggressiva, no? E poi di fatto invece, come sempre accade, chi si manifesta aggressivo, chi si manifesta forte, chi si manifesta duro, più delle volte è soltanto una corazza, è soltanto un tentativo di difendersi dal mondo che entra un po' troppo violentemente dentro. Abbiamo affidato a Valentina Montanari un ricordo autobiografico di Mia Martini, che all'inizio si faceva rappresentare in scena vestita da strega, quasi per esorcizzare la diceria del fatto che portasse male. Sentiamo. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama. Nella vita precedente a questa sono stata una strega. La gente inferocita mi ha preso, linciato e poi murata viva. Merita, poi mentirà lui. Per questo ancora oggi ho il terrore della folla e degli spazi chiusi. Come fosse niente, sai. Noi ci accorgemmo subito in quel 1989 che era tornata prepotentemente al successo Mia. Che il pubblico di Sanremo, il pubblico dell'Italia intera e dell'Europa intera le restituiva quello che le era stato tolto, questo abbraccio caldo che lei stessa sul palco sentiva. E lo ricordo proprio quando lei, aprendo le braccia sul palco dell'Ariston di Sanremo, cantava a voce spiegata il ritornello che poi è rimasto nelle orecchie di tutti quanti, no? Proprio quasi come un canto alla vita e alla gioia, che era questo, no? Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, questa incredibile, bellissima canzone che vinse il premio della critica, vinse tutto. E questa è Ornella Vanoni e Caterina Caselli che ricordano questa sventura, questa idiozia totale che il mondo dello spettacolo riserva di tanto in tanto. Sentiamo, dai. Ho sentito gente che faceva scongiuri, brutti segni e ho litigato con tutti. Alle persone che le hanno fatto del male, penso che molti di loro purtroppo forse non si sono nemmeno accorti di avergli fatto così tanto male, perché la superficialità fa male. Ecco, queste cose dette dopo hanno un certo effetto. Io non metto assolutamente in dubbio la buona fede delle persone che ho ascoltato, anche perché le conosco personalmente, questo sì, però ripeto ancora una volta quello che ho detto poco fa: il mondo dello spettacolo purtroppo è un mondo finto, appunto, è un mondo dello spettacolo, per cui bisogna truccarsi per andare in scena, non si è veri.
Ecco perché forse si preferisce la radio alla televisione. In radio non c'è bisogno di trucco, non c'è bisogno di inganno. C'è la voce e le parole che devono avere necessariamente un contenuto. E invece in televisione, invece a teatro, invece sui set cinematografici e soprattutto negli ambienti limitrofi a tutto questo, ci si deve truccare molto. Per cui si ha una faccia per ogni occasione, per ogni circostanza. È un mondo in cui ci si abbraccia tanto, ci si bacia tanto, ma ci si ama veramente, veramente molto poco. E questo perché naturalmente a maggior ragione considerando materialmente questa diceria che è stata la croce, che ha seguito la vita di Mia, portandola fino alla morte. Sentiamo anche l'ultima testimonianza, giustamente, sentiamo l'ultima testimonianza. Che cos'è esattamente? Baglioni, sì, certo, Baglioni e Vanoni che insieme ricordano Mia Martini. Sentiamo. Mimì rideva moltissimo, era curioso perché neanche sorrideva, c'era una risata molto sonora e quasi era una sorta di canto. Devo dire che non ha mai smesso di cantare, nemmeno quando rideva. Una curiosa allegria dentro di lei, sempre con qualcosa di un retrogusto di amaro, era un po' dolce amara in tutto quello che faceva. Non si amava forse, però il canto la riscattava in tutto, era la sua vita. Ci fermiamo per qualche secondo ancora, dai. MSC Crociere ringrazia per l'ascolto di Con parole mie. E quante volte, quante cose abbiamo lasciato fuori, perché questa ovviamente non può, né vuole né può essere una ricostruzione pedissequa di tutto quello che ha fatto Mia Martini. Ecco, mi fa piacere notare che effettivamente nelle ultime biografie che sono state rintracciate dalla nostra redazione, peraltro bravissima nel cercare queste cose, ho scoperto che è stata dedicata a Mia Martini un anfiteatro a Castiglione Cosentino, un piazzale a Soveria Simeri, un monumento a Bagnara Calabra, un parco a Roma. Questo parco a Roma ci ha visto, come dire, abbastanza in prima linea per propugnare tutto questo, altre vie a Roma e a Bagnara Calabra e non solo. E quindi ce ne andiamo così, lasciando ad Onda Verde Ho perso il treno della linea, e ricordiamo profondamente questa grande artista. Ricordiamo così, appuntamento a domani per In Europa, ricordiamo così Mia Martini.